In questo video voglio spiegarvi come mai non sono riuscita ad andare a Budapest con Michael, il mio fidanzato. Prima di tutto, per chi non mi conoscesse, mi presento, io sono Liliana e faccio video su YouTube da non troppo tempo. Scusate se sentite rumore di acqua perché c'è Michael che sta facendo la doccia. Ci troviamo al 21 Wall e sera sono le 22:17. Io sono stanca ma ho deciso di registrare perché prima ho fatto le cose di Michael, perché io lavoro per lui anche. Quindi adesso veniamo a noi. Dovevamo andare a Budapest. Abbiamo deciso di fare nomadi digitali per un periodo. Il nostro primo viaggio è stato qualche giorno fa e siamo tornati dalla Grecia. E dalla Grecia è andato tutto bene. Io che ho fatto il vaccino e ho fatto il Johnson, quindi un'unica dose, non ho dovuto fare alcun tampone, mentre Michael sì, ha dovuto fare il tampone perché ha solo il Pfizer ed è una dose, il 10 avrà l'altra. Ma venendo a noi, un paio di mesi fa, un mese fa circa, abbiamo prenotato alcuni voli, alcune mete fino a fine settembre, inizio ottobre, tra cui Budapest. Le altre non ve le spoilerò, sperando, incrociamo le dita, riusciamo ad andare. Ho prenotato in Airbnb, ho prenotato il volo, quindi eravamo a posto. Dovevamo starci dal 29 fino al 9 di luglio. Il giorno stesso che dovevamo partire, la mattina, oltre a fare il check-in online, bisognava fare un PLF, un documento in cui tu dichiari tutto ciò che riguarda il COVID. Facciamo il check-in online, dobbiamo aspettare un po', perché praticamente non funzionava, non andava e diceva di aspettare. Dopo un po' è uscita una scritta che diceva: devi fare il check-in fisicamente all'aeroporto. Allora lì mi sono sorti dei dubbi. Ho detto: controlliamo che effettivamente noi in Ungheria possiamo andarci. Sono andata sul sito di Viaggiare Sicuri. Se l'Ungheria fa parte del paese C, degli stati del paese C, perché io non posso andarci? Sono andata sul sito ufficiale dell'Ungheria e alla fine c'era scritto: attenzione, tu puoi venire qua solo per determinate circostanze, ovvero per motivi di lavoro, per motivi di salute se devi essere operato o far qualcosa in Ungheria, in un ospedale ungherese, per motivi giuridici. Puoi andare in Ungheria per un evento importante sportivo. Guardate, un po' imbarazzante come cosa, però vabbè, dettagli. Per turismo non puoi andare. E allora lì siamo crollati. Lo stesso giorno che dovevamo partire ci siamo ritrovati senza casa. E qual è un'altra storia che vi devo raccontare. Senza una meta, così, con le mani in mano. E allora non sapevamo cosa fare. Fortunatamente mia mamma ha affittato per tutto il mese la casa in montagna a San Pellegrino Terme, per l'esattezza. È un paese bellissimo, ci sono un sacco di cose da visitare. Io quindi ho chiesto se ci ospitasse qualche giorno, perché abbiamo avuto questo tipo di problema. E mia mamma, carissima, assolutamente ci ha ospitati. Siamo stati lì 2-3 giorni. Al che Michael ha scritto a Marcello Scani e ha scritto, visto che lui collabora con 21 Wall. Pensate che per un alloggio per 5 giorni, 2 persone, ci hanno fatto un prezzo super scontatissimo di 250 euro in due. Quindi adesso siamo stati qualche giorno a San Pellegrino Terme. Adesso siamo qua al Wall e tra qualche giorno torniamo di nuovo in montagna. Quindi mi raccomando, state sempre attenti e soprattutto andate nei siti ufficiali. Anche adesso che c'è il Green Pass, ci sono alcuni paesi in cui tu per ora non puoi ancora andare. Prima di prenotare qualsiasi cosa, non fate l'errore che abbiamo fatto io e Michael, controllate sempre. Bene, per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo. Ciao!